Come ogni anno in occasione del festino, gran parte del centro storico palermitano è soggetto ad una vera e propria rivoluzione sul fronte stradale. La maggior parte dei divieti e delle limitazioni riguarda l'asse del Cassaro e tutte le strade limitrofe, dalla Piazza Indipendenza fino al Foro Italico e poi da Via Lincoln alla Cala. Corso Vittorio Emanuele, teatro del grande evento di questa sera, è chiuso sin da questa mattina dalla Cattedrale in giù. Dalle 18 alle 3 del mattino l'intero perimetro sarà poi off limits, percorribile unicamente a piedi. Anche via Maqueda, via Roma e via Lincoln e molte strade limitrofe come la via Paternostro o la via Torre Muzza verranno chiuse alle auto dalle 18, potranno transitare solo i mezzi autorizzati e quelli delle forze dell'ordine. Scattano anche numerosi divieti di sosta. Il consiglio per chiunque volesse assistere al corteo e agli spettacoli è quello di raggiungere i luoghi a piedi lasciando le auto nei parcheggi perimetrali. Dovranno armarsi di bidoni e bottiglie e recarsi nelle poche fontane rimaste 500.000 cittadini e 52 comuni della provincia di Palermo. Infatti i loro rubinetti da giovedì prossimo potrebbero restare a secco. Ad annunciare lo stop sono i sindaci del lato idrico della provincia di Palermo e i sindacati di categoria, dopo che Onda Energia, che aveva mostrato interesse per rilevare le mansioni di depurazione e distribuzione delle acque potabili siciliane, non ha dato vita a nessun accordo. Questa generato allarme non solo per la possibile interruzione di un servizio pubblico qual è la distribuzione dell'acqua, ma anche per il futuro occupazionale dei 202 lavoratori per i quali verrà presto avviata una procedura di mobilità. Nel giorno del festino e della devozione a Santa Rosalia, i palermitani avranno una novità che ha sapore di miracolo. Dopo anni la città rivedrà sui binari il tram. Seppure avrà esclusivamente carattere dimostrativo, si tratta di un primo collaudo. Già da questo pomeriggio la linea 1, che collega Brancaccio alla stazione centrale, sarà attraversata dal mezzo elettrico. 800 metri per capire come cambierà la mobilità della città e chiedere ai cittadini di tollerare i disagi creati alla chiusura di Piazzale Einstein e dei numerosi cantieri presenti nelle diverse zone. Anche la campagna pubblicitaria, che da oggi prenderà ufficialmente il via, è stata orientata in questa direzione. L'assessore alla mobilità Catania ha assicurato che i lavori termineranno il prima possibile, perché entro il 2015 tutte le linee saranno operative. Intanto appuntamento a questo pomeriggio alle 16 in via Medeo d'Aosta, dove ospiti del nuovo mezzo saranno il sindaco Leoluca Orlando e il cardinale Paolo Romeo per la benedizione. Uno spazio esagonale che accoglie il visitatore e lo conduce in un mondo fatto d'arte preziosa. È così che sono state allestite le sale dell'Albergo delle Povere in cui hanno preso vita le opere di Michele Cossiro nella mostra dal titolo Universi. È attraverso la natura e il meraviglioso che si incentra l'esposizione di Cossiro, in cui gioielli, ornamenti, pietre e materiali preziosi assumono la forma ora di un dipinto, ora di un'installazione o ancora di opere in cui le forme raccontano una storia. Attraverso una ricca esposizione di opere realizzate dagli anni 70 ad oggi, la mostra si conclude in un ambiente che riporta al ricordo di vecchie camere oscure, dove sono state collocate delle sculture del periodo dei buchi neri. Un viaggio attraverso ben 70 anni di carriera in cui è possibile ritrovare la manifestazione dell'arte pittorico-plastica che indaga la natura e lo spazio cosmico nell'era postmoderna.